Allora, sì, in due mi hanno detto che ci si collegheranno più tardi, quindi iniziamo pure, a maggior ragione se si può registrare, poi magari invieremo loro in modo che possano Perfetto, recuperare magari la parte perfetto. iniziale. Così alle 17, ma speriamo anche prima, potrete Prima. ritornare a casa. Allora, ecco, un breve incipit da parte mia, io sono Jenny Santi, sono stata peraltro sindaco di un piccolo comune e adesso ho ripreso a fare quella che è un po' la mia professione, quindi faccio l'europrogettista, seguo però peraltro anche diversi comuni nell'accompagnamento sia per la stesura di PNRR, bandi ministeriali regionali e tanti bandi europei. Fatta questa premessa, dal momento che collaboro anche con la piattaforma Se Sei Sindaco e quindi stiamo elaborando tutta una serie di servizi, di iniziative per agevolare tutti i comuni, dal più piccolo al più grande, per riuscire a cogliere questa infinità di opportunità di finanziamento che ormai vedete si è subissati giornalmente, ma poi talvolta è difficile concretizzare o trovare tutte le risorse umane che possano lavorare su tutto. E quindi stiamo facendo tutta una serie anche di webinar, eccetera, che possono agevolare magari per dare delle informazioni concrete, ecco, che vi possano essere di aiuto. In particolare, in questo caso, oggi trattiamo il bando del Ministero del Turismo sul sito UNESCO e le città creative, precisamente, e ben lo spiegava anche il funzionario del Ministero quando c'è stato l'Open Day, diciamo, su questo bando, si parla proprio di rilancio dell'attrattività turistica, delle città d'arte, a vocazione culturale, storico-artistica e paesaggistica nei territori in cui sono ubicati dei siti UNESCO. Fatta questa premessa, come ormai penso che saprete a memoria anche voi, perché poi il decreto si rilegge e rilegge un'infinità di volte, vi sono tre tipologie di interventi trainanti, detti anche interventi principali. Tra di essi c'è proprio la parte di digitalizzazione, precisamente strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale. Sto proprio leggendo dal decreto. E quindi quello che ci siamo chiesti è se, siccome molto spesso magari come comuni si è un po' carenti di queste, più che altro di queste competenze, perché è difficile magari che qualcuno si specializzi all'interno del comune su questo ambito, abbiamo detto cerchiamo delle società che magari si sono specializzate in questi anni, in particolare seguendo amministrazioni pubbliche, e la BPS che è presente oggi va dal piccolo borgo di poche centinaia di abitanti fino alla città metropolitana e la nostra capitale, e che può in qualche modo, diciamo, elencare e presentare tutta una serie di servizi e attività che rientrano appunto in questi interventi che, ahimè, sono anche obbligatori, perché l'articolo 5,5 riprende proprio il fatto che ogni proposta dovrà prevedere un piano di comunicazione, che è anche una, diciamo, delle attività che svolge BBS, e soprattutto dice nonché la realizzazione di uno o più strumenti digitali di promozione e valorizzazione degli interventi finanziati. Quindi diventa a tutti gli effetti obbligatorio prevedere appunto questo tipo di attività. Quindi direi lasciamo proprio la parola a BBS per capire al meglio esempi di tutti quelli che possono essere queste iniziative, queste attività che possono appunto essere inserite nell'ambito proprio della progettualità, e poi lascerei, ecco, a conclusione anche spazio per le vostre domande, perché poi ogni comune ha necessità specifiche, criticità specifiche, quindi ritengo che poi ogni progetto vada in qualche modo personalizzato, ecco, sulla singola necessità. Quindi ben venga poi magari delle domande in dettaglio che vorrete fare. Prego. Prego, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie Jenny per questa introduzione. Io sono Lorenzo Bottini, gestisco la parte appunto gare pubbliche e l'ufficio marketing di BBS. La mia lettera c'è l'ingegner Bottini che è insomma, amministratore dell'azienda e oggi grazie a questa introduzione, a questa occasione di webinar, volevamo giusto introdurre le soluzioni di carattere tecnologico che la nostra azienda è in grado, grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni proprio in pubblica amministrazione ed enti locali, di mettere in campo per un progetto, quello rispetto ai siti UNESCO, che peraltro è di prossima scadenza, se non sbaglio, la scadenza è prevista per in prossima settimana, la prima e seconda settimana di luglio. Per cui adesso io condividerei una presentazione, se mi date conferma di vederla correttamente. È visibile? Per me sì, voi lo vedete bene? Sì, tutto visibile. Ok, io procederei con la presentazione, poi magari lasciamo le domande se ci sono, ovviamente interrompete qualora ve ne fossero durante, ma se no possiamo anche fare un po' di domande e risposte verso la fine.
La nostra presentazione appunto si è concentrata principalmente sui siti UNESCO e mi sembra di capire Biella sia stata di recente nominata come città creativa, per cui sicuramente è un progetto che fa anche al caso vostro. In questo caso l'opportunità del bando UNESCO la conoscete forse meglio di noi, la prossima scadenza prevista è per il 15 luglio, per cui diciamo il tempo è come sempre ristretto, immaginiamo anche a maggior ragione per le pubbliche amministrazioni. Il nostro ruolo in questa fase è quella proprio di, è un ruolo di traghettatore. Abbiamo alle spalle una forte esperienza nel digitale, sia in termini di progettualità, ma anche in termini di gestione di bandi e progetti pubblici. La nostra azienda principalmente si sviluppa si concentra sui progetti per le pubbliche amministrazioni, su gare d'appalto pubbliche, per cui diciamo è una tematica che è a noi cara. Per questo potremmo mettere non solo in campo delle progettualità e suggerire delle tecnologie, come vedremo a breve, ma anche un team di europrogettisti dedicato qualora fosse necessario per le amministrazioni pubbliche che magari non dispongono di personale dedicato, possiamo anche dedicare questa attività di supporto proprio nella stesura del progetto, vista anche la prossima scadenza. In questo caso, quindi, il progetto che intendiamo proporre, che è uno spunto, un'idea tecnologica, ma è già consolidata e utilizzata in altri contesti, è proprio un progetto di valorizzazione territoriale e culturale che ha come fondamento l'utilizzo del digitale. Come diceva Jenny, il digitale è una delle attività, diciamo, è una delle dei punti focali di questo progetto UNESCO, per cui è fondamentale anche per i comuni incentrare il proprio progetto su una tipologia di questo tipo. Il progetto in campo è quindi un progetto che, come ho già accennato, è stato consolidato in tante progettualità passate e è attualmente in atto, e vedremo alla fine della presentazione qualche case history, giusto per inquadrare il tutto. In particolare, il progetto che abbiamo definito per il bando UNESCO è un progetto comunque integrato che è fortemente caratterizzato dall'utilizzo di tecnologie software, ma anche hardware. La nostra azienda si specializza anche nella produzione e progettazione di sistemi totem informativi e interattivi. Per cui, come vedete da questa slide, la proposta tecnologica è una proposta di tipo eterogeneo che sfrutta una stessa tecnologia condivisa su più piattaforme. In primo luogo la piattaforma mobile, ormai tutti siamo abituati a utilizzare i nostri telefoni cellulari come se fossero le nostre guide tascabili in tutto e per tutto. E per questo una prima componente sicuramente è quella portatile, diciamo, e una seconda componente è invece una componente più hardware, quindi distribuita sul territorio, come appunto la presenza di questi totem interattivi informativi che potranno essere contestualizzati all'interno di un territorio magari anche diffuso e non sempre, quindi concentrato, per dare informazioni e per fornire servizi anche ai turisti e cittadini che non sempre diciamo, riescono ad ottenere tali servizi. Vedremo poi nella parte finale dei componenti aggiuntivi che possono essere adeguati a questo progetto, così come altri spunti che diciamo, approfondiremo in seguito. Quindi il progetto si fonda su app mobile, totem interattivi e componenti aggiuntivi. Nello specifico, analizziamo un secondo il dispositivo app UNESCO, che è l'applicativo che abbiamo in qualche modo declinato per questo progetto. L'app UNESCO è un'app interattiva e dinamica e che soprattutto coinvolge. L'applicativo si basa infatti su una forte componente di gaming, quindi l'utente viene stimolato costantemente grazie diciamo, al design dell'app, ma anche e soprattutto ai contenuti che in essa vi risiedono, a utilizzare l'applicazione. L'applicazione è dunque un'attività che contiene diverse informazioni sia di carattere turistico che di carattere informativo. Grazie a questo applicativo, abbiamo che tutti i punti di interesse, questi point of interest, vengono classificati all'interno dell'applicativo rispetto alle peculiarità di ciascun territorio. Sempre all'interno del territorio vi saranno dei QR code, quindi dei codici che potranno essere inquadrati per fare che cosa? Per scatenare degli aumenti che grazie alla realtà aumentata daranno un'esperienza ludico-interattiva attraverso l'applicativo che abbiamo già testato rispetto ad altre progettualità molto apprezzata agli utenti.
Sempre in questo frangente si potrà approfondire una componente di realtà virtuale in aggiunta agli aumenti che già sono diciamo, presenti nell'applicativo e come ho detto e ribadito, tutto l'applicativo è stato pensato per rendere quanto più ludico e interattiva l'esperienza. Quindi la vista sarà non solo una vista diciamo, passiva da parte dell'utente, ma sarà una vera e propria visita guidata interattiva. Che sarà sempre disponibile, ovviamente rispetto alla disponibilità di un dispositivo mobile che tutti ormai abbiamo, e sarà quindi anche facilmente accessibile. Rispetto al progetto app, adesso vi faccio vedere una demo che abbiamo sviluppato proprio per dare idea di come possa essere l'interazione con questo applicativo. Datemi un secondo la connessione che si sviluppi. Ecco, questo è una demo tipo dell'applicativo che avremo sviluppato, una pagina di benvenuto, si entra nella home page dove abbiamo diverse sezioni da poter approfondire, ovviamente possiamo scorrere all'interno della home page, abbiamo i luoghi da scoprire, le tante cose da scoprire in termini di lente, di ingrandimento e dopo vedremo di che cosa si tratta e infine abbiamo le esperienze. Per esperienze, adesso capiremo cosa ciò vuol dire. Per quanto riguarda i luoghi, abbiamo poi determinate pagine interattive, informative, che come vediamo in questo caso, questo paesino Montevinicchio è un paesino della Toscana molto, molto fascinoso. All'interno dell'applicativo, dunque, l'utente potrà cliccare e visionare la scheda, del luogo in sé, che verrà dunque realizzata dal nostro team, di designer e contenuti. All'interno della scheda vediamo diversi contenuti, per esempio delle immagini, ci possono essere anche video e ciascun contenuto è condivisibile anche sui canali social, per cui c'è una forte integrazione anche verso l'esterno rispetto all'applicativo stesso, proprio per coinvolgere quante più persone possibili. E anche in questo caso, alla fine, di ciascuna scheda abbiamo questa parte ludico, ma anche di carattere educativo, che è una sorta di quiz grazie al quale l'utente può rispondere a determinate domande e dopo vedremo ottenere punti di varia natura. Una volta completate le schede di tutti i luoghi che si vogliono mappare all'interno di un territorio, possiamo anche operare direttamente con la lente di ingrandimento. La lente è quindi questa la vera componente di realtà aumentata che attraverso l'inquadratura di un QR code, come si diceva, disposto all'interno di un territorio, permette l'aumento di questo elemento in forma digitale, in forma di ricostruzione rispetto a quello che si vuole poi creare. In questo caso, scusate che diminuisco lo zoom perché se no non vedete magari perfettamente, eccoci. Quindi anche in questo caso si inquadra un castello di un certo tipo e in questo senso vi è l'aumento di questa opera scultorea che può essere poi attraverso la quale si può interagire e che si può analizzare in maniera più dettagliata. Anche in questo caso invece il Castello dei Medici è un ulteriore esempio di utilizzo di questa lente AR, dove all'interno di questa scheda si possono assumere diverse informazioni. Tornando alla parte quindi di realtà virtuale, abbiamo visto che interagendo con il territorio si possono ottenere punti conquistando i quiz e i vari luoghi di interesse. Tutti questi punti vanno poi a finire in quello che è il medagliere di ciascun utente. Quindi l'applicativo è proprio pensato per indurre al gioco, indurre alla scoperta di un territorio, indurre anche alla voglia di scoprire le vere, diciamo, chicche che si nascondono all'interno dello stesso. Ciascun applicativo e ciascun utente avrà poi la propria pagina personale dove all'interno vi saranno i vari obiettivi raggiunti e dunque le varie informazioni principali sullo stesso. Quindi l'applicativo è stato pensato in questa maniera, è quindi un applicativo, ripeto, dinamico, che utilizza varie tecnologie di realtà aumentata, ma anche la fruizione, permette la fruizione di vari contenuti audio e video di diversa natura che poi possono essere customizzati rispetto alla richiesta precisa del borgo o della zona di interesse. Veniamo dunque alla parte hardware. Mentre la parte software abbiamo visto essere facilmente consultabile in piena autonomia, la parte software, la parte hardware è anche stata sviluppata e proposta per
per supportare l'utente. In questo caso il totem che abbiamo individuato è il cosiddetto totem Techiat, che come potete intuire facilmente dal nome, non è altro che un ufficio turistico tecnologico, altamente tecnologico. Sappiamo per esperienza che gli uffici tecnologici, gli uffici turistici non sono molto tecnologici e non sono soprattutto a disposizione dell'utente quando l'utente lo richiede. Molti uffici yacht sono aperti dal lunedì al venerdì quando i turisti sono in giro prettamente nel weekend. Per cui in base a questo abbiamo integrato all'interno dei nostri totem informativi una tecnologia di live support dove un operatore specializzato, un operatore turistico specializzato può guidare, qualora interrogato dall'utente attraverso un semplice bottone, può informare il turista rispetto ai vari punti di interesse, gli eventi e mostre presenti sul territorio, dove dormire, dove mangiare, dove poter fare shopping all'interno di una determinata zona e di distribuire informazioni utili di carattere generico. Rispetto a questa tecnologia, quindi, la nostra azienda si è specializzata nel corso degli ultimi anni a fornire diverse tipologie anche di design di totem per andare incontro alle esigenze di ciascun ente. E per questo, diciamo, quindi questa tecnologia è, a differenza dell'applicativo, un vero ufficio pubblico distribuito sul territorio, dove non è richiesta la presenza fisica di un dipendente comunale, ma è gestito in totale autonomia da remoto, e questo non solo ottimizza diciamo l'informazione lato utente, ma ottimizza anche i costi lato comune. Il progetto poi, come abbiamo visto, oltre ad avere la componente app, oltre ad avere la componente totem, anche un pacchetto di esperienze e di moduli aggiuntivi. In questo caso abbiamo previsto un modulo chiamato UNESCO Shopping, che grazie all'esperienza maturata in un progetto di sviluppato per la città di Desio, il distretto urbano cittadino di Desio, si è sviluppata una piattaforma vera e propria e-commerce che potrebbe essere messa a disposizione alle città creative e ai siti UNESCO proprio per rendere l'esperienza del turista non solo temporanea una volta che questo sia fisicamente in loco, ma anche post visita. Come? Grazie a questo strumento, che è una piattaforma di e-commerce dei prodotti tipici locali integrata all'interno del pacchetto progettuale proposto, che può essere utilizzata da ciascun turista anche dopo la visita in un determinato luogo, così che possa l'utente comprare e acquistare determinati beni, come per esempio appunto vediamo il parmigiano reggiano piuttosto che altri prodotti locali direttamente dalla piattaforma. Quindi questo ci sembrava uno strumento interessante proprio per estendere la progettualità anche post esperienza. Un secondo modulo aggiuntivo, sempre ipotizzato e integrabile con l'app proposta, è il modulo di acquisto dei ticket, quindi denominato UNESCO Ticket. Questo modulo è stato, come vedete dalle grafiche, testato e realizzato per il Parco Nazionale di Cinque Terre, quindi un ente molto importante sul territorio nazionale. E attualmente gestisce proprio l'acquisto e la vendita dei biglietti del parco. Per cui, attraverso lo stesso modulo customizzato per ciascuna città creativa, l'utente, attraverso l'applicativo, potrà acquistare direttamente i propri biglietti per eventi e mostre rispetto a quanto offerto dal territorio di interesse. Quindi, abbiamo visto l'applicativo, la parte totem e la parte di aggiunta di moduli. Abbiamo una slide di costo che magari lascerei dopo in caso di domande. Quindi brevemente la nostra azienda già vi abbiamo raccontato un po' quello che fa e ci pare che questa presentazione abbia un po' dimostrato le capacità tecnologiche che abbiamo qui rappresentato. Siamo partner ANCI da oltre 20 anni, per cui il mondo della pubblica amministrazione è a noi noto e soprattutto quella dei comuni italiani. Finirei Jenny con una veloce presentazione di tre case history, giusto per così far conoscere anche agli enti, ai rappresentanti del comune di Biella la nostra realtà. In particolare, come diceva Jenny, gestiamo da anni ormai diverse tipologie di comuni, sia minori, ma come vedete abbiamo realizzato il sito del turismo di Roma nel 2019, per cui abbiamo alle spalle una capacità di sviluppo
sia in termini di design di prodotto, sia anche di gestione dei contenuti, che sicuramente è interessante da questo punto di vista. Come vedete da questa slide, il sito del Triangolo di Roma è stato un progetto molto impegnativo in termini di appunto contenuti e di realizzazione. Sono stati gestiti oltre 20 siti museali con oltre 27.000 contenuti all'interno del portale e dell'applicazione sviluppate, di cui 1.800 opere e 25 siti. Insomma, un progetto completo e integrato in questo senso. È stata sviluppata una pagina web e l'applicativo. Una seconda esperienza che mettiamo in campo per far capire anche un po' da come è nata la progettualità per il bando UNESCO, quindi la parte di interattività, è invece il Museo Interattivo di Catania, che è stato recentemente concluso. All'interno di questo museo si è creata una vera e propria esperienza turistica, ma anche poi museale. È stato ricostruito il modello della chiesa in 3D, che si può poi navigare attraverso il dispositivo tablet che è in dotazione al museo, per cui diciamo la nostra esperienza non è solo riguardante la parte di sviluppo web e app, ma è anche proprio la parte di contenuti di realtà aumentata in questo caso, quindi vi è tutta una parte di realizzazione proprio di aumenti che può essere poi replicata attraverso il progetto UNESCO e attraverso l'applicativo UNESCO nei vari città creative, nei vari paesi e luoghi di interesse rispetto a determinate monumenti o opere d'arte. Ultima case history che ci sentiamo di presentare è proprio invece rappresentativa del binomio Totem e App, è stata realizzata in occasione di Expo 2015 per la Federazione delle Strade del Vino e Olio dei Sapori di Toscana. È stato realizzato un progetto che ha visto appunto questo importante ente territoriale, principale protagonista, e per il quale sono stati sviluppati, è stato sviluppato un applicativo che, diciamo, è stato la base di quello che poi nel corso degli anni abbiamo integrato e migliorato ed è arrivato fino ad oggi, insieme a una componente hardware che si integra, come vediamo, anche banalmente dai contenuti che vengono rappresentati in entrambe i dispositivi, si integrano perfettamente con la componente di totem informativi distribuiti sul territorio. Quindi anche in questo caso la nostra esperienza, che si è sviluppata su più fronti, sia su quello tecnologico sia su quello banalmente applicativo e anche hardware, è stata integrata in maniera finale rispetto a questo bando UNESCO che abbiamo presentato e che speriamo possa essere di vostro interesse. Qui abbiamo una slide di qualcuno dei nostri clienti. Come vedete, alcuni comuni sono presenti, questi sono citati solo alcuni per vedere tutti i progetti. Vi invitiamo a guardare, a visionare la pagina di Case History sul nostro sito. E direi quindi questa è la presentazione. Rimaniamo ovviamente a disposizione adesso. Esco dalla presentazione giusto poi per ripercorrerla più velocemente in caso di domande. Ovviamente se qualcuno ha da chiedere, integrare, noi siamo a disposizione.